Maradona ritrova se stesso e tutta la squadra torna ad essere protagonista. Eppure di fronte aveva un Torino deciso che dopo appena 10 minuti di gioco si spiana così la via del gol. Travolgente azione Junior, Kift e Sabato con Renica che sventa in angolo. Dalla bandierina il trio si ripete, dal brasiliano all'olandese che di testa schiaccia per Sabato. Da due passi l'intervento di Garella non basta. Potrebbe essere un colpo difficile da assorbire dopo le polemiche in casa partenopea, ma invece lo svantaggio ha l'effetto di una frustata. Scorrono 3 minuti e Maradona pennella una punizione per la testa di Renica. Il passaggio si conclude con questa prodezza di Bagni, prodezza che fa esplodere lo stadio. Il pareggio è cosa fatta, ma il Napoli, nonostante le pericolose azioni del Torino, insiste nella sua offensiva. Maradona qui anticipato di piede da Lorieri in uscita e... prima del riposo, Corradini precede Giordano, dopo una buona iniziativa di Renica. Ripresa, il gioco acquista ancora maggiore vivacità e dal quarto d'ora il Napoli, nonostante 3 respinte fra Lorieri e Corradini, riesce a passare in vantaggio al termine di un vero e proprio assedio alla porta torinista, concluso con questo deciso intervento del giovane Ferrara. Il tempo di gioire ed ecco che Bagni si fa pescare in fallo e viene espulso, Kift ammonito. Volpecina rileva Carnevale, il tentativo della panchina è chiaro, difendere il risultato, ma il Napoli di oggi, anche in 10 uomini, ha voluto e potuto fare di più. Dopo 3 azioni degli ospiti, qui Comi manda al lato, poco dopo Lerda, subentrato a Beruatto, coglie la traversa ed infine Garella si oppone con i pugni ad una forte conclusione di Junior, il Napoli, dicevamo, segna il terzo gol. Maradona in avanti si libera degli avversari e tira, Lorieri respinge come può ed è lesto Giordano ad approfittarne. Maradona direi che poi quando la squadra è andata in...